Amici di Bracimi Ancora, benvenuti a Ischia. Forse è meno famosa dei capri, meno glamour, pure più sincera, più ruspante. Se a capri mangiano con la forchetta e il coltello, qua mangiano con le mani. Infatti noi qua siamo venuti. Qua se mangia bene e se beve pure meglio, vero Francè? Qua fanno vino dal 1500 e se beve bene i vini sono buoni, quindi io sono pronta. Andiamo a far colazione, va? Dai! Questo sarebbe il famoso cornetto ischitano, che ci avrebbe di particolare? Questo. La grotta. E si forma con la crema pasticcera, la marena e la pasta sfoglia. Ci mette di tutto, infatti lo facciamo con la Nutella, crema al pistacchio, crema alla pasticcera, crema alla chantilly, di tutto. Però questo qua è il cornetto classico. A Salvatore, ma quanti cornetti hai fatto a 1200? Quasi 1000 al giorno, a volte arriviamo anche a 1000 al giorno. Faccio il suo mestiere da 30 anni. Cornetto ischitano, 250 grammi, 2 euro, una quantità di calorie infinito. Questo dovrebbe essere patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mortacci quanto è buono! Amica, ci vorrebbe un moscato d'asti, mo mi hai dato l'acqua, mi hai dato. Adesso è 10:30 di mattina, so, pure puoi bere alle 10:30 di mattina, la madonna, oh. E mo passa marzalato. Almeno l'asse e beve. Quale ce dai? Dacci la migliore, dai. No, prendi tu. Scegli tu chi ha da mangiare. Ma l'hai fatte tutte te? Stanotte. No, io ho già fatta la notte, chissà, ne ho fatte stamattina. E i due sono andate via, già via? Le 5 sono andate. Sono calde. Calde, piene una, Francesca. Pia quella scura, io quella scura, mi piacciono scure. Questa è capua. Quanto pesa? Un chilo. Un chilo. Che ci metto dentro? Di San Maria. E che mi consigli? Metti mortadella. Mortadella? Buona. Andiamo della sala, famo pacca la mortadella. Tu come ti chiami? Ali. Grazie Ali. Sono della Tunisia, sono 33 anni che sto qua. Fa massaggio a sta mortadella. Buona, grazie. Buona. No, Fra, aspetta, buona. Che per appena rimetti dentro che per un panino super ci vuole un posto super, rimontami in vespetta. E dove porti? Un posto figo. Vabbè. No. 800 grammi di pranzo, 3 euro e la vista offre la casa. Ma è grosso! Oh ragazzi, fino adesso Ischia ci ha regalato cornetti enormi, panini mostruosi, mi è arrivato il momento delle bistecche XXL, quindi Francè, direzione ovest, andiamo nella miglior steakhouse dell'isola. Francesco, guarda dove ti ho portato, ti ho detto che era la meglio steakhouse dell'isola. Carlo, uno dei proprietari, locale molto bello, all'ingresso sicuramente ti dà un sacco di idee, un sacco di spunti. Quant'è che va avanti sta storia del Capannaccio? Dal 2014 abbiamo iniziato come un ristorante dove facevamo sia mare che terra, poi piano piano c'è stato un graduale incremento dell'offerta della carne, la gente era sempre più curiosa di provare tagli di carne diverse, quindi quest'inverno a dicembre abbiamo dato la svolta totale. Ma fammi capire, come viene in mente a un ristoratore che lavora su un'isola dove tutti se mangia pesce, uno viene su un'isola per mangia pesce, deve proporre carne, qui poi c'è selezioni fantastiche, ho visto che c'è pure erbaglio giapponese, c'hai la carne galiziana, c'è un sacco di roba, come vi è venuto in mente? Per distinguerci dagli altri, era arrivato il momento di fare questo cambio e di indirizzare tutti i nostri clienti sulla steakhouse. Bella storia, bella storia. Allora ragazzi, Francesco, qui le nostre strade si dividono, in
cantina ti aspetta okay. Giancarmine, che è l'altro proprietario, mentre io invece vado da Ciro, che è il grigliatore, perché cominciamo a cuocere, a tagliare e a mangiare. Va bene, a dopo. Ciao. Lui è Ciro, il grigliatore del locale. Ciro, quant'è che sei qua a fare tanto? Sono 8 anni. A bistecche ne tagli? Ah, tante. Quante tante, ne allora. Grigli in un anno? Arrivo a Pozzuoli. A Pozzuoli, perfetto, ok. Vuol dire che ne griglia tante. Tantissime. Che ci abbiamo stasera? Abbiamo una bella suami. Sì. Oppure una bella cacena. Sì. L'angus di Black Angus di là, poi te la un Angus di Black Angus, mi piace un Angus di Black Angus. Ti faccio vedere un po' come la impiattiamo, in modo nostro. Fai così, taglia 3 bistecche, sì, mangiamo e la assaggiamo. Va bene, va bene. Poi ti do una mano a cuocere. Dai, avanti. Ciro, fermate, la terza la scelgo io, che è più leggera. Yeah, beccate questa, vai, andiamo a cuocere pure questa. Questa è il Black Angus, giusto? Questa è Black Angus. Perfetto, direi che è bella, vai. Yeah. Andiamo a cucinare tre, ci abbiamo l'Angus, la cacena, che è una razza portoghese molto interessante, e poi io per la prima volta, ragazzi, volevo farvi vedere un wagyu, perché questo è wagyu con il grasso giallo. Non avrei mai pensato di trovare una bistecca unica e così rara in una steakhouse sull'isola. Complimenti, Ciro, dai, dammi l'onore, va, posso? Vai, vai. Vado. Ragazzi, guardate la mano, ti è bella un tacchiosa. A Ciro, tanto beviamo l'acqua in attesa che Francesca scelga il vino. Ciao Giancarmine, tu sei l'altro proprietario, immagino. Sì, ciao Francesca, sono socio di capo. Qui era una cisterna e poi l'abbiamo trasformato, come puoi vedere, in una cantina. Wow! Senti, ma posso sbirciare un pochino i vini che avete? Vado? Okay. Bene ragazzi, Ischia è bellissima venirci in vacanza, ma è bellissimo anche venirci a bere. Fanno dei vini top, quasi fa vino del 1500. Poi ovviamente, come tutte le cose, ovviamente adesso siamo arrivati alla qualità molto alta. Prima del 1950 c'erano 2000 ettari vitati, adesso siamo arrivati a 300, ma con rese, poca resa, quindi tanta qualità. Ora io devo scegliere un vino per Michele. E qui i vini isolani, qui in questo ristorante, ce l'hanno proprio tutti e hanno anche le bombe, hanno champagne, vini rossi, vini bianchi, top. Però io oggi voglio bere i vini di Ischia. Come so che qua hanno una cantina che mi piace tanto, cantina Crateca, porterò a Michele un bel rosato, e così proprio per indispettirlo un po' con le sue bisteccone, lo voglio stupire, rosato e bistecca. Crateca, aglianico in purezza rosato. Dai! Wagyu con il grasso giallo, ragazzi. Io una roba del genere non l'avevo mai visto. Grazie, Michele. Che t'ho sporcato? Avevo detto che non avremmo utilizzato le forchette qui a Ischia, e così sarà. Mangiamo con le mani, perché ci deve rimanere il sapore tra le dita. A Francesco, questo grasso giallo ti ha rincoglionito pure a te, perché sono 3 anni che famo video insieme e è la prima volta che non mi hai aperto la bottiglia, lo sai? È vero, rimedio, subito. Ok, mo cominciamo a ragionare, fra. Continuiamo a mangiare, va? Io scommetto che sta roba fra non l'aveva mangiata. Questa non si trova in giro, è rara. Guarda qua, guarda che succo si fa. Guarda. Stava parlando di un wagyu, ragazzi. Un wagyu col grasso giallo. Michele, ti fa perdonare la tua assenza? Mi sei riuscito. Te perdono. Questo è un wagyu nato e allevato in Svezia, 160 euro al chilo qui al vecchio capannaccio. È strepitoso, perché il grasso giallo è davvero una rarità, una cosa unica. Mi domando perché Carlo mi abbia dato il top di gamma all'inizio. Noi diamo il meglio all'inizio perché c'è più appetito e quindi la gente lo apprezza di più. Capito? Mica scemi, arrivano, si siedono, hanno fame e gli portano la meglio roba. Così a fine cena non arrivano attoppati e magari potrebbero non apprezzare. Furbi, furbi, furbi. A
Ah, raga, è arrivato il Tomahawk. Guardate questi Tomahawk. Oh, sbaglio sempre la pronuncia. A parte questo, guarda che se sono inventati qua il vecchio capannaccio. Praticamente tu arzi la carne, olle, e ci sta l'osso. Ma che bello! Hai capito? Sì, ci sta l'osso. Beccate questa. Lo vedi? Ti è. Questo per te, ti è. Questo è Tomahawk. Tomahawk. Ma senti la pronuncia americana. Sentiamo com'è sto Angus. Tanta roba, buona assolutamente. Non è a livelli di quella prima, ma sono gusti personali, però la qualità è davvero eccelsa. Dimmi la tua. Quella è una serata speciale, questa la mangio tutti i giorni. Buona, sono d'accordo con te. Bevemi. Io scommetto che pure la terza sarà la signora bistecca. È arrivata la cacena, razza portoghese, praticamente una mezza razza in via d'estinzione. Tu dirai, è in via d'estinzione, non te la mangià. E lì te sbagli, perché se la razza è in via d'estinzione te la devi mangià, perché l'allevatore allora dice, oh, con sta razza ci faccio reddito, ne allevo altre. Quindi più va la mangiate e più l'allevatore la alleva e più esemplari ce ne stanno. Io però c'ho sete e mi faccio una bella bruta. No, sì. Michette, prego, Michette. Lo so, ma la sete è tanta, la fame pure. Tra le tre io la metto come terza. Guarda, come me l'hanno portata loro è l'ordine della mia preferenza. Però ogni singola bistecca di sto ristorante se merita un mortacci quanto è buona, questo va detto. Cacena, razza portoghese, 80 euro al chilo, praticamente una prima carne per iniziare. Se siete degli entry level, ragazzi, se siete neofiti sbarbatelli, se venite adesso nel mondo carnivoro, partite da questa. Poi magari finite con il wagyu con il quale abbiamo iniziato questa cena, che sta a 160 euro al chilo. Nel mezzo ci mettete l'angus, che stava a 90 euro al chilo. Comunque, vi dico una cosa, raga, Ischia carnivora merita, Ischia carnivora ma sconvolto, Ischia carnivora ma conquistato. Venite qua perché, ragazzi, rimarrete soddisfatti. Francè, grazie della compagnia, hai scelto un ottimo vino, mi è piaciuto da morì, però mi sa che proseguiamo a bere pure ora che il video finisce. Complimenti a Carlo e a Giancarmine che tirano avanti la baracca con sto locale, niente male, veniteci. Sarà sicuramente inserito nella nostra guida Steakhouse e Macelleria d'Italia del 2023. Ho detto tutto, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi, ciao. Oh ragazzi, un omaggio a tutto lo staff e al personale di questo ristorante andava fatto, li ho raccolti, stanno qua dietro. Complimenti, perché mandano avanti questo ristorante meraviglioso. Bravi ragazzi, grazie. Grazie. A Francesca, ma che stai a fare? Non c'entri niente. Non posso rimanere qua? Vabbè, rimani, okay. Ciao.